ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti. Oggi andiamo nel lato più creepy del mio canale, perché per chi non lo sapesse, per chi fosse qui per la prima volta, sul mio canale lunedì trovate video dedicati ai libri e alle letture, mentre il giovedì andiamo nel mondo dei misteri e del paranormale, quindi video decisamente più creepy e più spooky. Oggi parliamo di un oggetto che fa parte della vita di tutti, dell'uso quotidiano di tutti, cioè lo specchio. Io in realtà ho già parlato in passato di specchi e dell'uso che magari si fa nel mondo paranormale, quindi anche nella magia nera. Vi lascio casomai nelle schede e in descrizione quel vecchio video che risale ormai a qualche anno fa. Ma oggi non parliamo, come fece allora, degli specchi in generale, ma di una storia in particolare e di uno specchio maledetto. Che vi racconto oggi infatti è una storia vera, una storia che ha avuto anche una sua risonanza mediatica perché è apparsa su diverse testate giornalistiche inglesi. Infatti per raccontarvi questa storia torniamo un pochino indietro nel tempo, ma neanche così tanto, perché è una storia del 2013 che ha avuto luogo in Inghilterra. I protagonisti sono due coinquilini, Joseph Birch e Soteris, del quale non pronuncerò il cognome perché è impronunciabile, che condividevano appunto questo appartamento. Soteris in particolare era un pittore ma anche un appassionato di antiquariato e un giorno trova abbandonato in una discarica un vecchio e antico specchio. Si stupisce del fatto che uno specchio così antico e in uno stato di conservazione così buono, così ben conservato, fosse stato buttato via in un modo simile. Decise quindi di portarlo a casa e di sistemarlo. Joseph Birch, che era il ragazzo di 20 anni con cui condivideva questo appartamento, non fu particolarmente entusiasta di questo nuovo arrivo, sia perché esteticamente non gli piaceva, sia perché appena lo vide gli trasmise una strana sensazione di inquietudine. La manifestò ovviamente al suo coinquilino, che però non gli diede molto peso, e alla fine decisero comunque di tenere quello specchio e di appenderlo vicino alla porta d'ingresso sopra il termosifone. Ancora però non sapevano che cosa sarebbe successo. Perché le cose strane successero di lì a poco, iniziarono con piccole cose tecniche, nel senso che il termosifone che era immediatamente sotto quello specchio si ruppe immediatamente. Era un termosifone praticamente nuovo, che non aveva mai dato alcun tipo di problema, e nel giro veramente di pochissimi giorni da quando avevano portato a casa quello specchio il termosifone si ruppe. Ma non fu solo quello il problema, iniziarono a verificarsi problemi a tutte le tubature della casa, iniziarono a sentirsi scricchiolii, perdite, cigolii anche all'interno delle pareti, e una dopo l'altra si manifestavano seri problemi alle tubature di tutto l'appartamento. Ovviamente i due coinquilini non collegarono immediatamente questi fatti allo specchio, ma semplicemente a delle sfortune che erano capitate nello stesso periodo. I fatti strani però poi iniziarono ad aumentare, ed erano sempre in realtà piccole cose all'inizio, piccoli oggetti che venivano trovati in un posto diverso rispetto a quello in cui erano stati lasciati, piccoli spostamenti nei mobili della casa. Il primo fatto veramente importante successe a Joseph. Un giorno infatti, dopo essersi fatto la doccia, aprì l'armadio per prendere dei vestiti e la valigia che si trovava in alto, nel ripiano più alto di quell'armadio, venne letteralmente scaraventata dall'altra parte della stanza, e lui usò in un'intervista proprio il termine scaraventata, ovviamente in inglese, per indicare che non è che la valigia fosse stata messa male dentro l'armadio e che quindi aprendo le ante fosse semplicemente scivolata. La valigia era stata proprio scaraventata, come se qualcuno, una forza o qualcosa l'avesse presa e letteralmente buttata dall'altra parte della stanza. Anche in questo caso non diedero immediatamente la colpa allo specchio, anche se l'inquietudine che provava Joseph inizia ad aumentare e inizia a percepire qualcosa di strano anche Soteris. Soteris tra l'altro iniziò anche a restaurare lo specchio e decise infatti di ridipingere la cornice con un colore argentato. Ed è dopo questo cambiamento che avevano fatto allo specchio che le cose in casa iniziarono a peggiorare, non solo nella casa ma anche nella loro vita privata. Iniziarono ad esserci sempre più malattie che colpivano uno o l'altro coinquilino e iniziarono ad avere seri problemi finanziari. Mentre prima le loro attività andavano piuttosto bene, con l'arrivo di questo specchio iniziarono ad andare sempre peggio fino ad arrivare ad avere seri problemi finanziari.
Entrambi però iniziarono anche a percepire qualcosa. Inizialmente erano degli incubi, incubi notturni che gli svegliavano nel cuore della notte, coperti di sudore. Joseph in particolare si svegliò una notte con dei lividi sulla gamba e inizialmente pensò magari di essersi procurati da solo, di essersi graffiato, magari spaventato da un incubo. Ma qualche notte dopo si svegliò con dei lividi e dei tagli sulla schiena in un punto davvero troppo lontano perché potesse esserseli procurati da solo. Entrambi i coinquilini iniziarono quindi a spaventarsi davvero, iniziarono a credere che appunto in quello specchio ci fosse qualcosa di strano, qualcosa che potesse essere appunto collegato al mondo paranormale. Joseph, tra l'altro, ogni volta che passava davanti allo specchio, disse che sentiva la necessità di abbassare lo sguardo, di non guardare il suo riflesso nello specchio. E questa è una cosa che faccio sempre anch'io. Quando di notte, per esempio, mi alzo e devo prendere qualcosa, devo passare davanti a uno specchio, io vi giuro, abbasso sempre, sempre lo sguardo, anche quando vado in bagno, che ho un, come si dice, un mobiletto fatto a specchiera. Se devo prendere, per esempio, un farmaco, come mi capita quando magari mi viene mal di testa, io nell'aprire il mobiletto abbasso lo sguardo, lo apro, prendo quello che devo prendere. Poi lo richiudo ma senza guardare fissa l'immagine nello specchio. Questa è un'abitudine che ho sempre avuto anch'io e hanno anche molti di voi. Come vi dicevo, Joseph iniziò a non riuscire più a guardare quello specchio ed entrambi iniziarono a notare una cosa, che quando passavano davanti allo specchio, nel campo visivo laterale, quindi un po' come si dice con la coda dell'occhio, nello specchio iniziavano a vedere un'ombra nera. E questa cosa la notarono entrambi, quindi non era più solo una cosa che sentiva, notava, percepiva uno dei due, che quindi poteva essere suggestione, ma è una cosa che iniziarono a vedere entrambi. Durante una cena poi, mentre stavano appunto cenando a casa insieme, la sedia che si trovava vicino a Sotheby's si spostò da sola, come se qualcuno avesse preso posto accanto a loro. Ed è da quel giorno che iniziarono a sentire di essere osservati. Entrambi percepivano proprio la presenza di qualcosa che durante tutte le ore del giorno osservava tutti i loro spostamenti, tutti i loro comportamenti. Ed è a quel punto che entrambi non ebbero più dubbi. La colpa era di quello specchio in qualche modo era maledetto. Decisero quindi di liberarsi di quello specchio, ma la prima idea, che fu quella di buttarlo in una discarica così come Sotheby's l'aveva trovato, venne bozzata da Sotheby's stesso, che qualcosa sapeva del mondo del paranormale e sicuramente liberarsi di un oggetto infestato in quel modo non era la soluzione, perché qualsiasi cosa infestasse quell'oggetto poteva arrabbiarsi e prendersela ancora di più con loro che avevano cercato di liberarsene in quel modo. E Dio non voglia che quello specchio magari si rompesse mentre cercavano di liberarsene appunto in una discarica. A quel punto chi poteva assicurare loro che qualsiasi cosa fosse imprigionata in quello specchio non sarebbe stata liberata e li avrebbe perseguitati per sempre? Decisero allora di provare a venderlo all'interno di un negozio di antiquariato e visitarono vari negozi di antiquariato, ma nessuno volle comprare quello specchio. Anzi, disse Joseph, quando lo presentavano, quando lo guardavano, diversi negozianti, diversi esperti di antiquariato iniziarono ad osservare prima loro e poi lo specchio, come se sapessero che quello specchio nascondeva qualcosa. Ed è a quel punto che decisero di usare il metodo di comunicazione più forte, più potente che abbiamo, cioè internet, e misero un annuncio su eBay per vendere quello specchio. Decisero però di essere totalmente sinceri e di inserire nella descrizione l'avvertenza appunto che quello specchio era uno specchio infestato e che poteva succedere che chi lo avesse acquistato avrebbe subito quello che avevano subito loro, che potesse essere vittima e spettatore appunto di fenomeni paranormali. Alcuni ritengono che i due coinquilini abbiano giocato un po' su questa storia per cercare di vendere quello specchio, ma in realtà non attribuirono un valore eccessivamente alto allo specchio, ma un valore assolutamente normale, cioè lo stesso valore che avrebbero attribuito ad uno specchio degli anni 20 in quelle condizioni. Quindi obiettivamente non usarono quella storia per cercare di aumentare il valore dello specchio, cosa che andrebbe in qualche modo a confutare l'ipotesi dell'utilizzo appunto della storia del paranormale per cercare di avere un guadagno superiore. Lo specchio venne messo in vendita e ottenne una grandissima visibilità perché in poco tempo la pagina dove era stato pubblicato l'annuncio ricevette oltre 20.000 visualizzazioni e quello specchio andò venduto. Ci fu infatti un solo acquirente che lo comprò, se non sbaglio, per 100 sterline.
Chi sia l'acquirente, che fine abbia fatto quello specchio, non si sa, perché l'acquirente rimase un nome sconosciuto, così come non si palesò mai alla stampa, nonostante appunto questa storia ebbe a suo tempo una notevole risonanza mediatica. Perché, come vi dissi all'inizio, la storia apparve anche su diverse testate giornalistiche, ma l'acquirente non si manifestò mai. Quindi non sapremo mai se effettivamente anche lui sia successo qualcosa di paranormale, di inquietante oppure no. Sicuramente gli specchi sono sempre portati a farci pensare a qualcosa di oscuro, di inquietante, vuoi per i film horror che hanno quasi sempre uno specchio al loro interno dove quasi sempre ci si riflette qualcosa che non dovrebbe esserci. Ed ecco che anche noi, specialmente di notte, quando l'atmosfera diventa più cupa, più creepy, quando anche le nostre sensazioni sono in qualche modo amplificate, siamo portati a pensare di poterci vedere qualcosa in quello specchio. Vero è anche che lo specchio fa parte anche degli più antichi rituali, come vi dicevo all'inizio, della magia, anche della magia nera. E in qualche modo, io non so voi, ma ripeto, soprattutto di notte, una certa inquietudine nel passare davanti allo specchio io l'avverto sempre. Come sempre, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia, se credete alla storia di due ragazzi o se magari siete portati anche voi a pensare che abbiano inventato tutto per cercare magari di vendere più facilmente un oggetto del quale volevano liberarsi o se appunto magari credete invece alle loro parole. Io ragazzi, come sempre, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ci vediamo lunedì se avete voglia di chiacchierare di libri. Ci vediamo invece giovedì se vi piace il lato così un pochino più misterioso ed oscuro. Ragazzi, un grande, iper, mega, gigantesco abbraccio e un bacione.